Prende la parola Carlo Cellamare del Dipartimento di Ingegneria Civile Edile ed Ambientale dell'Università La Sapienza di Roma, che ci parla di quelle che sono le prospettive del cambiamento, sviluppo locale integrato e reti collaborative nei territori e nell'agricoltura periurbana. A te, Carlo. Grazie, condivido. Ecco, condivido la presentazione. Allora, io ringrazio tutti, veramente anche una bella occasione per condividere questo percorso e spero poi anche nella discussione successiva di avere sollecitazioni che ci possono aiutare nel percorso. Io dirò alcune. Stiamo lavorando su diversi terreni, su diversi campi e quindi oggi così propongo alcuni spunti, alcune linee così di riflessione strategiche e mi piacerebbe appunto condividere. Qui ho segnato anche un po' i nomi dei componenti del gruppo perché poi sono le persone che lavorano molto, sono le persone più impegnate e quindi mi fa piacere ringraziarli. Adesso non posso dire i nomi uno per uno, ma sicuramente ecco, sono poi le persone a cui dobbiamo molto e che io per primo ringrazio sinceramente, a cui appunto poi devo le riflessioni che oggi proponiamo. Noi siamo partiti un po' anche dalla lettura dello sviluppo insediativo, dello sviluppo territoriale del territorio metropolitano di Roma, anche è un percorso che stiamo sviluppando da tempo e quindi così anche un po' un invito a guardare con occhi un po' differenti quello che sta succedendo. Allora, sicuramente noi dobbiamo un po'. C'è una centralità forte di Roma, ovviamente, che Roma è un grande polo attrattore. Però noi sappiamo anche quanto tutto il territorio metropolitano è molto dinamico e quindi ha anche le sue significatività che a mio parere devono essere valorizzate. Questo comporta certo dei grandi problemi in termini di dispersione e diffusione urbana, che già un po' si accennava, qui l'immagine dà proprio solamente l'incremento dei suoli urbani solamente nel periodo 2001-2011, noi adesso stiamo facendo questa operazione ancora più aggiornata al 2018 e quindi questo significa che ci sono sicuramente grandi problemi legati al consumo di suolo, però questo disegna anche una molteplicità di territori. E quindi la presenza di tanti territori differenti all'interno del contesto metropolitano. Questo anche con certi problemi di diseguaglianze, problemi diciamo su diseguaglianze socio-economiche e spaziali, di opportunità e quindi anche in termini di sostenibilità ambientale, per cui un po' noi ci diamo come criterio generale, come obiettivo, l'idea appunto di uno sviluppo locale autosostenibile, quindi che tenga conto dei temi della sulla sostenibilità ambientale, ma che sia anche strettamente legato a quello che avviene sui territori. E in questo penso che un tema molto importante, perché lavorando sul campo, io tengo molto a lavorare anche sul campo, entrando in relazione con le esperienze, noi vediamo un grande fermento, una grande capacità di progettualità, ma di portare avanti iniziative, e, diciamo anche un certo protagonismo sociale. Quindi il tema forte e importante dal nostro punto di vista è la valorizzazione appunto delle risorse culturali e sociali che ci sono sui territori e delle progettualità esistenti, sviluppando percorsi di collaborazione con i diversi soggetti che sono sul campo, proprio perché molto spesso le amministrazioni da sole non riescono a fare tutto quello che sarebbe opportuno fare e quindi questa è una grande alleanza che a mio parere è la leva fondamentale per sostenere lo sviluppo locale nei territori, che è un po' il nostro tema centrale, da cui anche un po' condividendo le linee di lavoro complessive del gruppo che lavora a piano strategico, piuttosto che fare piani fatti di zonizzazioni e norme tecniche, a noi interessa molto lavorare piuttosto in termini di politiche e azioni, cioè quindi di grandi linee condivise, importanti, innovative e azioni che cercano di darne concretizzazione. E quindi ne vediamo un po' alcune. Un grande tema è quello ovviamente della riorganizzazione territoriale. Qui un punto importante è il contenimento dello sviluppo insediativo e consumo di suolo. Sappiamo che Roma adesso è stato il rapporto ISPRA
ci racconta bene questo ordine di problemi, ci rimanda a una serie di questioni ambientali che poi vedremo anche negli interventi, che vedremo poi negli interventi successivi. Dal punto di vista nostro, questa idea di città-territorio abitata, ecco, ci invita un po' a individuare questi diversi territori come pezzi di città che devono raggiungere livelli adeguati di urbanità, quindi il rapporto con la vita quotidiana degli abitanti. Ecco, è vero che c'è un certo grado di mobilità, di spostamento, di pendolarismo che è legato poi soprattutto al lavoro, ma c'è anche una vita locale molto forte, legata soprattutto a alcune fasce di età, e quindi anche l'importanza di adeguare i livelli di servizio sui territori, ecco, no? Appunto per raggiungere adeguati livelli di urbanità sui singoli territori, articolandoli secondo le specificità che noi possiamo ritrovarvi. E questo anche favorendo le forme di centralità diffusa sul territorio. Da questo punto di vista, sicuramente, per esempio, le scuole sono dei punti fondamentali molto importanti, sono oggi uno dei presidi principali sui territori, diventano spesso poli integrati che offrono attrezzature e servizi al territorio, e quindi per esempio lo sviluppo di patti educativi di comunità, come si sta appunto affacciando in diverse esperienze, e che sono un esempio di come si possono sviluppare forme collaborative tra istituzioni e società civile. Su questa linea anche un tema di riorganizzazione insediativa legato al lavoro, agli spazi del lavoro, soprattutto in questa epoca post-Covid che ci ha abituato allo smart working, ma appesantendo quindi anche le situazioni domestiche. Quindi uno dei temi importanti che è portato avanti anche a livello regionale è quello delle officine municipali territoriali, cioè spazi destinati al lavoro che risparmiano delle grandi mobilità territoriali, ma risparmiano anche dall'obbligo al lavoro in casa, ecco. E poi tema a noi centrale, il sostegno alle economie locali e l'attivazione di percorsi di autonomia, proprio per fronteggiare quelle situazioni di diseguaglianza sociale che, ecco, noi vediamo anche in mappa. Adesso ne abbiamo fatte numerose di mappe sui redditi, sull'istruzione. Questo è semplicemente l'indice di vulnerabilità sociale materiale che disegna le geografie, se vogliamo, delle diseguaglianze e delle difficoltà sui territori. Sviluppo locale, quindi, nei territori e sostegno alle reti collaborative, proprio perché, come dicevo, già ce ne sono molte. Questa, per esempio, è una mappa che racconta un po' le forme, la concentrazione del protagonismo sociale, quindi associazioni di promozione sociale, organizzazioni di volontariato, cooperative sociali AB, onlus, forme di auto-organizzazione e autogestione sui territori che, come vedete, non sono concentrate soltanto su Roma, ma tutto il territorio è interessato, anche con geografie molto differenti, quindi ci raccontano di una grande vitalità sui territori che sicuramente è da valorizzare in forme collaborative. Per esempio, anche sviluppando centri civici, anche su questo la regione sta investendo in termini di poli multifunzionali che svolgono servizi sui territori, in particolare che lavorano sul tema del welfare comunitario, in termini di hub dell'imprenditorialità, quindi a sostegno delle economie locali, e anche che possono costituire dei poli di riferimento, diciamo, per la socialità e la vita collettiva. Dentro questo quadro un tema particolarmente importante è quello legato all'agricoltura periurbana. Sappiamo quanto sia importante e quanto anche si sta trasformando l'agricoltura, ritorneremo anche negli interventi successivi su questo tema. Oggi l'agricoltura periurbana svolge una funzione molteplice, sostenendo reti locali, produzione di qualità, valorizzazione ambientale, ma anche servizi sociali, anche cooperative sociali, reinserimento di persone, progetti con le scuole. Quindi questo è un tema molto importante. Anche solo una restituzione geometrica, vedete questa mappa, anche solo considerando per l'agricoltura periurbana quella che si trova a una distanza di massimo in una fascia di 1 chilometro dall'insediamento che rimane adesso interclusa, vedete, è un'area estremamente estesa, diciamo quasi l'80% dei territori agricoli della provincia e del territorio della città metropolitana di Roma. Quindi
aziende che lavorano, noi abbiamo incontrato, intervistato, molto lavoro sul campo per cogliere le problematiche che loro sentono, tra cui la possibilità di essere riconosciuti, la possibilità di accedere ai finanziamenti, ci sono tutto un bisogno di formazione, il sostegno nelle progettualità per l'accesso ai fondi, quindi supporto alla progettazione. Adesso non dico tutte le varie questioni che ci hanno sollevato e che appunto noi mettiamo sul campo ora. Però le vediamo come sono aziende intercluse nell'urbano e con cui svolgono importanti servizi anche per il tempo libero, oppure ecco, in territori più esterni, dove comunque svolgono servizi importanti, ripeto, appunto per il tempo libero, in termini anche, di servizi sociali, di rapporti con le scuole. Quindi una geografia molto varia, ma molto importante, oltre che anche produttiva economicamente in un comune, in un territorio appunto metropolitano dove questo tema è consistente. Quindi appunto valorizzare le esperienze di agricoltura multifunzionale periurbana, qui è diciamo promuovere i parchi agricoli che già sono in qualche modo previsti, ma non interpretati come un ostacolo di tipo burocratico, quindi in qualche modo sostenerne, soprattutto attraverso l'elaborazione di programmi unitari di intervento, ancor prima, se vogliamo, della loro costituzione, quindi farli diventare delle opportunità. E qui anche i biodistretti rurali, che possono essere anche pensati in forma integrata con i parchi agricoli, ecco anche semplicemente in questa mappa che riguarda il territorio di Roma Est verso l'Agro Tiburtino Prenestino. Sono individuate una serie di contesti che potrebbero essere interessati e coinvolti su questi temi, in una forma appunto anche integrata e combinata. Il valore che le aziende agricole possono, il ruolo che possono svolgere in termini di basi per lo sviluppo del compostaggio a livello locale, anche attraverso la realizzazione di accordi con i comuni, con le scuole locali su questo terreno, molto, molto, molto importante, però appunto interpretandoli come servizi che hanno bisogno poi di un supporto, ecco, no? Quindi un'operazione di scambio importante anche con le istituzioni, il recupero e riutilizzo delle terre pubbliche inutilizzate, che ci sono e sono consistenti e quindi meritano di essere approfondite, infine appunto un tema legato alle infrastrutture per sostenere questo di diverso tipo, no? Sia legato alla promozione, che alla formazione, che a supporto alla progettazione, quindi appunto infrastrutture per il sostegno e la promozione di questo tipo di attività. Sono solo alcuni spunti, diciamo, di un campo veramente anche molto ampio e molto ricco, e quindi mi fermo qui e poi anche raccoglieremo le sollecitazioni nella discussione. Grazie. Grazie Carlo, in effetti sei riuscito a condensare tantissimo in questi 10 minuti.